Ciao e finalmente ben ritrovati sul vlog di Recensioni Minute. Cioè, in realtà non è che ben ritrovati, in mezzo ci sono stati altri vlog, però un po' mi mancava questo poter chiacchierarsela un po' amabilmente, diciamo, senza stress sui giochi da tavolo. Fondamentalmente perché tra settembre e ottobre addirittura ho dovuto saltare il vlog di settembre per via di impegni che si sono susseguiti e varie angosce strane. Beh, a partire da settembre, vabbè, c'è stato il matrimonio, come avete saputo, e quindi c'è stato poi in mezzo il viaggio di nozze. Allora ho dovuto preparare a tutta manetta delle unboxing da poter mettere comunque online mentre ero via. Sono tornato e ho pensato, vabbè, facciamo un piccolo vloggettino sul viaggio di nozze, che però non era proprio parlare di giochi al 100%. In mezzo ho detto, dai, recupero, e si è infilata la serata con Red Glove in cui ho fatto il doppio con il dado critico. Poi avevo un po' di anteprime da giocare, da provare, da fare subito la recensione in modo tale da avere un'anteprima e mostrarvi il gioco prima di trovarlo effettivamente nelle varie fiere a cui uscivano. Insomma, poi c'è stato Essen, vabbè, che mi ha preso tempo sia per studiare i giochi che dovevo mettere in wishlist, sia per tutti gli appuntamenti che poi ho dovuto sostenere durante la giornata, il ritorno, quindi avevo fatto il vlog in tempo reale a Essen. Insomma, adesso stavo prendendo un po' il ritmo e c'è subito di nuovo Lucca e quindi la prossima settimana ci sarà di nuovo un vlog dell'epilogo di Lucca. Quindi, oh, sta settimana doveva esserci recensione, ma ho detto se non faccio il vlog stavolta non lo faccio più. Ok, dopo tutta questa introduzione, torniamo con i piedi per terra e parliamo un po' quindi di settembre-ottobre. Mettiamo insieme una puntata di vlog con i giochi di entrambi i mesi. Vi dico già subito che salterò questi che vedete in sovraimpressione perché, vabbè, non ho veri e propri aneddoti o cose particolari da dirvi sui giochi, o magari li abbiamo già trattati e non voglio far puntate da 100.000 ore perché annoiano tutti e annoiano anche me a riguardarle quando ho finito il montaggio. Quindi tagliamo tutto e vi dico che nei 2 mesi ho giocato un totale di 13 più 34 partite a Board Games. Ovviamente non sono tutti giochi diversi fra loro, non sono stati tutti giochi uno diverso dall'altro o comunque nuovi per me nell'arco dell'anno, quindi non tutti concorreranno al traguardo dei 150, che se devo essere ottimista mi sembra ormai vicinissimo, e boh, direi che possiamo quindi iniziare. Vai con la sigla! Partiamo quindi con i 2 giochi che ho recuperato in Giappone, ma che poi fisicamente sono riuscito a giocare solo in Italia. Vuoi per mancanza di tempo, vuoi perché ci volevo un numero di giocatori più cospicuo. Partiamo quindi da Road to the Palace. Se avete visto come funziona il gioco, in pratica è una collezione di set in cui però solo il primo e il terzo set in ordine di forza con cui li avete collezionati faranno punti. E faranno punti solamente se avete anche raccolto determinati gettoncini. Allora, questo gioco, pur essendo molto fluido da giocare, abbiamo giocato anche una partita a 4 giocatori, in realtà il tempo rimane sotto all'ora abbondantemente, nasconde un sacco di interazioni. Potete giocare in attacco, potete giocare in difesa, insomma ci sono tante scelte da fare e in realtà è molto meno banale di quello che sembra. È facile sbagliare e addirittura riuscire a fare 0 punti. Se non riuscite a mettere i vostri set nelle colonne giuste, questo è quello che succede. In realtà è un po' brutto il finale di questo gioco, nel senso che gli ultimi 2 giri di tavolo fondamentalmente si prendono obbligatoriamente le ultime carte rimaste, perché il gioco termina alla fine del mazzo. Questo però cosa comporta? Che quello che vi capita, e spesso è capitato che giocatori che magari erano in testa, che avevano giocato una buona partita, prendendo le ultime 2 carte, gli si spostano le colonne e boh, perdono punti, devono concedere punti agli altri. Insomma, quest'ultima parte è un po' troppo casuale, un po' troppo forzata. Ho scritto quindi all'autore del gioco che in effetti ha riconosciuto questa cosa e mi ha ringraziato anche per questa segnalazione e ha suggerito di giocare una cosa che abbiamo provato e in effetti funziona meglio solamente fino alla fine dei gettoncini. In questo modo non si consumano tutte le carte, non c'è un obbligo negli ultimi turni e vi dico che il gioco così è molto più interessante. L'altro gioco invece, Giappo, è Fake Artist Goes to New York e abbiamo giocato una partita in 9 giocatori che è stata un delirio totale. Questa cosa di disegnare sul fogliettino, cioè che uno decide che cosa disegnare e tra le cose che abbiamo dovuto disegnare c'è stata una banca, anzi meglio una rapina in banca, c'è stato un portabare, cose assurde, ognuno disegna un pezzettino e tutti sanno che cosa disegnare tranne una persona al tavolo che dovrà un po' giocare, disegnare a caso, insomma, senza farsi sgamare. Fanno punti ovviamente il fake artist e chi ha deciso cosa disegnare se non vengono sgamati, altrimenti fanno punti gli altri. Allora, è uno di quei giochi in cui non vi interesserà chi vince e chi perde. È proprio far cacciare, vedere chi disegna male, chi non ha capito niente. Magari voi state disegnando un pezzettino che volete fare la gamba e la gente dipinge un pezzo di
castello, non so, succedono cose assurde, addirittura quelli che disegnano potrebbero sbagliare ed essere accusati di essere fake artist. No, un gioco che funziona, in una scatolina piccolissima, questa cosa dei pennarellini, secondo me è un gioco che dovrebbero portare anche in Italia perché è un bel party game che vale la pena di essere provato. Veniamo poi alle anteprime. Parto da Machikoro perché è il gioco che è stato più consumato in ludoteca ultimamente. Ha una dinamica molto semplice da giocare. Questa cosa di lanciare i dadoni e prendere soldi è intuitiva. Tutti riescono ad apprenderla e piace molto anche il fatto dell'interazione diretta. Cioè, fa arrabbiare quando l'altro dice «Ah, devi darmi monetina!» Solitamente noi facciamo monetina!» picchiando sul tavolo forte. Fa arrabbiare se sei dall'altra parte, ma siccome puoi farlo anche tu, insomma, piace questo tipo di interazione. È leggero, la partita dura un 40 minuti, ma anche se siete proprio la prima partita, 40 minuti è il massimo. È un gioco che si fa giocare. Non c'è da aspettarsi chissà che strategia possibile, perché i dadi, sono i dadi. Però in effetti c'è una crescita, potete prima concentrarvi solo sul prendere poche monete e dopo andare a puntare alle combo, quelle che con un lancio di dadi buono può farvi addirittura comprare direttamente un edificio di quelli grossi per vincere la partita. Quindi funziona, c'è in arrivo anche un'espansione che quindi può aumentarne un po' la longevità, perché se giocate proprio e rigiocate forse dopo un po' vi fossilizzerete su qualche strategia che a voi piace di più. L'espansione so che cambierà proprio il modo di giocare, vabbè, ve la farò vedere prossimamente, quindi... Nel senso, Machikoro è un gioco che non l'avrei mai detto, ma giocato veramente mi è piaciuto. Un'altra anteprima che vi ho fatto vedere è stata quella di Drizzt, il gioco di carte. È un gioco di quelli che, secondo me, se siete fan del fumetto, va comprato a scatola chiusa, perché è una specie di action figure del fumetto Drizzt, però contenuta in una scatola che vi permette anche di giocare e non semplicemente metterla su uno scaffale come una vera e propria action figure. Il gioco, vabbè, non è pesantissimo, come ho detto nella mia recensione, è un gioco molto leggero, c'è collaborazione fra i giocatori e il bello del gioco sta appunto nel collaborare e cercare un po' di impersonare l'avventura contro il gioco stesso. Però appunto, come dicevo, secondo me è uno di quei giochi che vale la pena di tirar fuori sul tavolo per passare la serata insieme, per avere una serata che, anche se il gioco dura 40 minuti, potete giocarci per un'ora e mezza, due, vi fate la chiacchiera in mezzo, insomma, avete una scusa per stare insieme al tavolo e giocare avanti. Le critiche del "ma è un gioco solo tira il dado, muovi così", lasciano un po' il tempo che trovano, perché il target del gioco non è assolutamente da gamer e allo stesso tempo rende il gioco non privo di scelte da fare. Scelte tra l'altro non banali, perché non sempre riuscite a vincere e non è sempre colpa della sfiga. Quindi comunque Drizzt è un gioco che per me ha la sufficienza. Vi parlo poi di Seven Tiro. In questo gioco, in pratica, voi avete degli eroi e lo vostro scopo è riuscire a collezionarne 6 diversi davanti a voi. Ogni eroe ha un piccolo potere e come funziona il gioco? Sotto agli eroi c'è scritta anche un requisito per fare la quest, la missione, del tipo devi giocare un eroe di forza 3 o meno, passatemi questa cosa. Nel vostro turno quindi prendete un eroe che deve soddisfare quel requisito, lo mettete a faccia in giù e lo fate passare agli altri giocatori. Gli altri giocatori, senza vederlo, dovranno quindi decidere se accettare e girarlo davanti a sé oppure farlo passare fra tutti gli altri. Se avete un eroe uguale, va da sé che gli eroi si scontrano perché il loro doppio malefico, questo è il pretesto, e vanno scartati. Non lo so, l'idea è carina, si gioca volentieri, nel senso si spiega e si inizia a giocare volentieri, però a me non lascia quel granché. C'è un po' troppo il caso di deciderlo e allo stesso tempo, se un giocatore aveva il potere attivato dell'eroe di poter guardare una carta che sa di essere di forza inferiore a 3 e ha già un 1-2 e passa l'eroe, diciamo che avete già capito che l'eroe è un 1 e un 2, quindi anche la parte deduttiva lascia un po' lì. Non lo so, non mi ha convinto proprio questo Seven Tiro, mi spiace. Parlando poi di Gods, se avete visto il vlog vi dicevo che avrei voluto comunque mettere in piedi una seconda partita perché adesso ci so giocare e voglio provare a vincere. E in effetti continuo a sostenerlo, come vi dicevo sono un po' incasinato, non sono riuscito a fare la partita, ma secondo me Gods è un gioco che prima di essere dismissed, di essere scartato, deve comunque essere giocato sapendo le regole. Secondo me quelli che lo criticano, lo abbattono dopo la prima partita, semplicemente perché non hanno imparato a giocarci realmente. Purtroppo è un gioco che, a mio modo di vedere, non ti porta naturalmente alla fine della partita, non ha un modo di comunque darti qualche punto e far arrivare a fine partita, o non ha un numero di turni predefinito e a quel termine vince chi ne ha di più di punti. Semplicemente vi fa giocare, voi potete continuare a fare roba e virtualmente, se tutti continuano a fare roba inutile ai fini della vittoria, la partita potrebbe anche non avere mai fine.
E questo secondo me un po' debilita i giocatori, oltre al fatto che le risorse non vengono portate da un turno all'altro, che noi siamo abituati ad avere i nostri motori, ad accumulare, eccetera. Quindi niente, God secondo me bisogna fare una prima partita, imparare a giocare, magari anche senza terminarla davvero, e poi farne una seconda in cui provate a giocare. L'unica pecca forse che trovo davvero in questa cosa è che mi viene da pensare che forse il regolamento non è il top del top, però parlando appunto con gli autori e con la casa editrice vi posso dire che è in programma forse un video tutorial e comunque una riedizione delle regole, che potrebbe essere anche già online, adesso non ho controllato, dovrebbe esserci, quindi con delle regole fatte bene o fatto spiegare da qualcuno, se guardate tra l'altro la mia minuta lì alla serata Red Glove, vi dà almeno l'idea di come si sviluppa il turno e quindi forse il regolamento riuscite più ad abbinarlo al gioco stesso. Allora a quel punto vale la pena. Fate per favore una seconda partita prima di decidere se Gods vale la pena di farne una terza o no. Ho poi giocato ad Abyss, questo gioco che mostra tutte queste scatole di diverse immagini, con queste immagini molto evocative del fondo del mare e tutte queste carte disegnate stupendamente. In più anche delle vere perle, vabbè, non vere perle, perle che sembrano vere con cui giocare e quindi pagare le varie carte. E diciamo che a livello estetico Abyss è una bomba. Lo trovo forse un po' scarno nella prima parte del turno, cioè voi avete un turno in cui dovete prendere, secondo meccanismo di asta, draft, un mix di queste due cose, dei collaboratori. Con questi collaboratori riuscirete poi a comprare i nobili che vi daranno sia i punti vittoria che delle abilità speciali, e sono quelle che poi contano ai fini della partita. Il discorso qual è? Che in questa fase di draft, che vi dicevo a metà, funziona tutto un po' da solo, cioè gli omini che costano 1, cioè che vi danno 1 di forza per comprare i nobili, alla fine dovreste pagarli una perla, e una perla per 1 di forza alla fine non lo fa nessuno, e quindi di solito nessuno offre la perla. Quando viene comprato il primo omino, il secondo omino costerà 2, e quindi di conseguenza quelli da 1 e quelli da 2, neanche da dire, nessuno se li fila di striscio, e a quel punto anche quelli da 3. Insomma, gli omini da 1, da 2 e da 3 vengono solo girati per poi essere messi nelle pile a fine turno. Questa cosa rende un po', questa meccanica secondo me è faticosa, non lo so, poi in realtà magari non lo è, però io ho visto nella partita che ho giocato il ragazzo che si occupava di girare le carte perché era quello più vicino al mazzo, che semplicemente quando girava gli 1, 2, 3 andava avanti perché sapeva già che nessuno avrebbe offerto carte. A questo punto mi domando, non c'era un modo diverso per farlo? Mettere, che so, 6 carte contemporaneamente sul display con dei prezzi diversi, fare una sorta di draft, una sorta di mezz'asta? Non lo so, non sono un designer di giochi, quindi è una domanda aperta. Quindi vi dico, se togliamo questa prima parte e mi date le carte in una maniera differente, dopo mi piace un sacco Abyss. Le combo fra i personaggi funzionano bene, avete tante strade di vittoria, c'è anche interazione diretta, quindi vabbè, inventatevi un modo per farmi piacere la prima parte di Abyss. Giusto un flash su Robinson Crusoe, abbiamo giocato un'avventura in due giocatori contro l'isola dei cannibali, sembrava procedere tutto bene, avevamo un bel motore di cibo, ormai avevamo fatto la nostra casetta, stavamo sopravvivendo anche delle intemperie terrificanti, ci eravamo fatti male alla testa, al braccio, comunque siamo guariti, siamo sopravvissuti, c'è stato un attacco dei cannibali a un certo punto che ha creato una sequenza di azioni a catena, abbiamo cominciato a perdere morale, non potevamo più perdere, abbiamo perso punti vita, quindi altro morale così. Vi assicuro, in un attacco siamo morti entrambi i giocatori, così maledetti cannibali non ci avrete, riproveremo. Molto piacevole invece, ho trovato Hub and Goot, un gioco che ho sempre visto sui tavoli, un classico se vogliamo dire così, ma davvero bellino. Questa simulazione economica, in pratica ci sono delle azioni nel senso economico del termine, che potete far muovere su e giù attraverso l'utilizzo di carte. Sono delle carte con, che so, più 4, più 6 che le fanno spostare di qua, meno 1, meno 2, meno 6 che le fanno spostare dall'altra parte. In pratica il turno è in due fasi. Nella prima fase potete comprare o vendere azioni. Nella seconda fase giocherete carte per far muovere queste azioni, in modo tale da ovviamente comprarle a poco e venderla tanto. Questa è l'idea di gioco. Cosa lo rende figo, secondo me, cioè l'ho proprio trovato figo, che alcune azioni che comprate dovrete darle a un vostro cliente. In pratica, cioè, il cliente farà anche lui dei soldi grazie alle azioni che gli avete dato. E a fine partita, attenzione che chi ha dato meno soldi al suo cliente viene eliminato. Anche se avesse più soldi di tutti gli altri, non può più vincere la partita. Quindi c'è una bella tensione fra quanto darà il cliente in modo tale da
non essere l'ultimo, ma allo stesso tempo evitare di dargli tutto il guadagno, perché poi vince comunque chi ha più soldi per sé. E l'altra cosa figa sempre è che voi vedete le carte per spostare le azioni, le vostre e quelle del vicino, ci sono dei portini apposta per le carte, e quindi voi avete un po' di visione di due tra le mani che muoveranno queste azioni, e quindi potete fare anche delle speculazioni. Quindi, no, vabbè, a ben guto voglio giocarci un'altra partita, a me è proprio piaciuto, sono rimasto entusiasta. Di Five Tribes dovrei aver visto la recensione, è un gioco che secondo me è bombissima di materiali, fluidissimo da giocare. Non fate l'errore però di usarlo come introduttivo, perché secondo me spaventa un po', se qualcuno è un po' alle prime armi, come seconda partita, come secondo gioco, mettiamola così, si può fare. Continuo a ritenere che secondo me l'idea dei geni non c'entri con il resto del gioco. Il gioco funziona tutto su Mancala, sul utilizzare questi omini. Prendere i geni vi fa fare delle combo. Certi geni sono nettamente più forti di altri e alcuni addirittura vi danno un motore di punti. Ho pensato, per ipotesi, che vabbè, è una situazione che può capitare una volta su un milione, ma la metto lì sul tavolo. C'è un genio che vi fa prendere dal sacchettino tre omini e metterli su una tessera vuota. Beh, provate a pensare di estrarre esattamente tre omini blu, di quelli che fanno i punti subito. Li mettete su quella tessera. Da un'altra tessera partite, arrivate lì con quindi un quarto omino blu, li prendete e moltiplicate per 4 i punti che farebbe quella tessera lì, e questi omini blu rifiniscono dentro al sacchetto, pronti per essere utilizzati un altro turno. Insomma, sembra un po' fortino come genio. Certo, non capiterà mai, però se capitasse la partita è già ipotecata. Vabbè, queste sono mie sproloquiate. Il fatto che ci siano geni a disposizione di tutti e siano lì per tutti significa solamente che bisogna muoversi a prendere quelli fighi. E quindi comunque il gioco risulta funzionare. Semplicemente niente, non ho trovato quella meccanica inserita nel meccanismo principale di Five Tribes. E arriviamo così alla sezione Essen 2014, ovvero i giochi che ho provato in fiera o nel post fiera. Parto da Takamatsu perché l'ho trovato un astratto molto elegante e molto difficile. Ha una sola regola di movimento: muovi di quanti samurai stai prendendo e prenderai punti pari ai samurai che riesci a riportare nella tua casetta base. In base a questo, con il fatto che le carte hanno punti positivi e negativi, con il fatto che dovete muovere per forza anche samurai degli altri, rende il gioco tesissimo, con un sacco di pensieri da fare. Non può piacere, diciamo, a chi non ama gli astratti, a chi non ama giochi in cui dovete stare molto attenti e pianificare bene la mossa. E per favore non fatelo giocare a nessuno che abbia paralisi d'analisi, perché potreste morirne. Però mi è piaciuto molto, è stato un acquisto che ho fatto quasi non avevo finito la partita, già è stato acquistato Takamatsu. Di primiera abbiamo fatto una piccola disquisizione proprio in ludoteca gagliatese su questo gioco, perché alcuni dicevano: vabbè, grazie, però è la scopa. In realtà la risposta è: sì, vabbè, grazie, è la scopa, ma l'introduzione degli assi sembra una cazzatina, qualcosa che non cambi niente nel gioco, ma il fatto che appena il primo giocatore gioca un asse nel momento in cui vuole, quindi scegliendo anche il timing nella partita, eccetera, e da quel momento si gioca a coppie determinate dal tipo di asse che ha giocato, beh, cambia totalmente la prospettiva della partita. Voi state magari giocando in attacco, prendendo un sacco di scope, e venite scelti da qualcuno che in realtà non ha fatto niente in quella partita, in pratica che vi sta succhiando i punti. O viceversa, due si alleano dal primo turno e si cominciano a passare scope una dietro l'altra. O chi ha tutti i sette, quindi già un punto di mazzo, anzi due perché c'è anche il sette bello, non sono poi, vorrebbero allearsi, si riescono a capire che sono pronti, ma non riescono ad allearsi. Insomma, una piccola cosa come questa degli assi cambia totalmente il modo di approcciarsi a primiera. Se vi piace la scopa, questa variante secondo me vi farà piacere di più la scopa. Se la scopa lo ritenete un gioco scemo, beh, allora anche primiera è un gioco scemo, ma la colpa non è del design del gioco. Anche Robin è un gioco che contrasta molto le impressioni dei giocatori con cui ho giocato. Nel senso che, vabbè, l'ambientazione non esiste. Non pensate di sentirvi davvero Robin Hood e gli allegri amici della Koompa che vanno in giro a Sherwood, eccetera. È tutto molto pretestuoso. Però c'è una molto simpatica meccanica in cui dovete praticamente cercare di scambiare le carte per muovere i vostri omini nella posizione più vantaggiosa che vi permetterà di pescare più carte e far spostare indietro quelli degli altri. E contestualmente
riuscire a scambiare le carte per avere il set, perché non è che vince poi chi ha più carte in mano, ma chi riesce ad avere sette carte dello stesso tipo. C'è tanta interazione diretta, un pizzico di casualità e un po' di caoticità in questo gioco. Quindi, se siete persone che vogliono giocare a giochi deterministici, allora Robin non fa per voi. Però, se volete invece un gioco in cui poter interagire con gli avversari, avere un tavolo che rimane vivo, sotto di voi, con una grafica piacevole da giocare, allora Robin può essere il gioco che fa per voi. A me sta piacendo. Vi ripeto, di ogni gioco cercate sempre di pensare a che target sia rivolto, non valutatelo sempre solo col vostro metro. Uno degli acquisti che volevo fare prima ancora di arrivare a Essen era Colt Express. L'ho comprato, come avete visto, l'ho messo sul tavolo ed è fighissimo. Allora, attenzione, il gioco è un trenino in 3D fatto di cartone. Ci abbiamo messo quasi un 40 minuti a montare tutti i vagoncini. Avete i vostri, come si dice, banditi che sono sul treno e dovete fare in modo di recuperare più bottino possibile prima che questo treno arrivi in stazione. In che modo? Ogni turno i giocatori a giro, di solito si fanno 4 o 5 giri, devono mettere sul tavolo carte che possono essere muoversi in orizzontale sul treno, sparare agli altri cowboy, dare dei pugni in modo tale da spingere via i cowboy avversari e lasciare per terra il loro bottino, salire e scendere dal treno, perché si può anche andare in cima al treno e quindi correre sui tetti proprio come nei film, e addirittura spostare uno sceriffo. Quando arriva lo sceriffo, sparacchia tutti quelli che trova nella carrozza e li fa saltare sul tetto. Allora, è un gioco che ho provato anche in due, non vale la pena. Ci sono delle regole apposta per due giocatori, non giocate in due. È un gioco che c'è scritto da due giocatori, è da tre giocatori sicuro, ma a quel punto abbiamo fatto una partita a sei giocatori ed è bombissima. Secondo me l'ambientazione è molto ben resa. Vi dà l'impressione davvero di essere dei banditi sul treno, che succedono quindi imprevisti, non sempre le mosse pianificate andranno a buon fine, però allo stesso tempo non è casuale il gioco, semplicemente è caotico, cioè la sequenza delle vostre azioni verrà comunque risolta, semplicemente gli effetti non saranno quelli sperati. Però siete sei banditi sul treno e volete il bottino, non penserete mica che siete lì a fare uno più uno uguale due, bisogna prendere il bottino. Quindi vabbè, si capisce che mi entusiasma, ne farò la recensione. Due parole su Cat Tower: in pratica avete queste carte gatto piegate a mezzo trapezio, diciamo fatte a C, che lanciate un dado inizio turno, se vi va bene dovete impilare una, magari anche due, o magari deve impilare un vostro avversario, dovete metterle in cima e fare in modo che non cadano, e basta, fine delle regole. Vabbè, è un gioco. Se vi piacciono i gatti, però era anche un'edizione super limitata, andiamo avanti. Un gioco poi di cui sono molto fiero dell'acquisto è Petit Pastiche. Io ho sempre puntato a Pastiche, ma vuoi perché costava tanto, vuoi perché era difficile da reperire, non sono mai riuscito a metterci le mani sopra. Con l'edizione Petit Pastiche che hanno fatto quest'anno, c'è il gioco identico, semplicemente in versione più economica. In cosa consiste il gioco? Mettere giù degli esagoni che hanno delle macchie di colore. A seconda di come li combinate, quindi sul tavolo, prenderete dei colori. Ovviamente potete prendere colori secondari, terziari. Per secondari intendo, se mettete un rosso e un giallo vicini, prenderete l'arancione. Terziari, quindi avrete, che so, l'oliva piuttosto che il teal, eccetera. E con questi colori dovrete comporre i quadri. La cosa bella è che ci sono dei cavallettini di legno, già inclusi nella confezione, su cui appoggiare i dipinti. I dipinti sono tutti veri dipinti anche, cioè veri dipinti dei grandi artisti della storia. E quindi niente, recuperate queste risorse e le dovete semplicemente spendere per fare i dipinti. Alcune vanno trasformate, ad esempio dovete trasformare per forza un nero in bianco per fare il grigio, eccetera. Ci sono scambi fra i giocatori, non si scambia tantissimo, quindi questa dinamica non è portata all'estremo. Quindi riuscirete sempre a prendere i vostri colori. È molto bello. Ho giocato addirittura con i miei suoceri questo weekend, una partita a quattro giocatori, e nonostante loro non siano giocatori, sono riusciti comunque a portare in fondo la partita e quasi addirittura arrivare anche alla vittoria. Insomma, come introduttivo, secondo me è un gioco molto valido, ha questa parte un po' nozionistica che lo arricchisce. Mi piacciono un sacco i materiali, sono molto contento di Petit Pastiche. Vi parlo poi di Port Royal, un gioco che ho giocato una partita real life, poi ne ho giocate un po' su Yukata, quindi nel mondo virtuale, e poi di nuovo nel mondo reale. Abbastanza semplice nelle meccaniche, diciamo, da apprendere. Un giochino di push or luck: semplicemente dovrete girare carte dalla cima del mazzo finché o non decidete di
prendere vuol dire o guadagnare soldi o prendere degli aiutanti, diciamo, che vi aiuteranno a prendere più soldi dopo, insomma, a facilitarvi il compito, o vi fermerete quando due navi dello stesso colore vengono girate sul tavolo. Vi dico, una meccanica semplice da apprendere. Ci sono un po' di cose da stare attenti, quindi tipo non avere troppi soldi perché poi arrivano le tasse e ve li dimezzano, appunto decidere quanto spingere, decidere se prendere carte per completare missioni o avere semplicemente aiutanti che vi daranno più soldi per prendere appunto determinate quelle carte che vi dicevo delle missioni. Quindi in un piccolo pacchetto, se non sbaglio, essere addirittura in giro a 7 euro, vale la pena di giocare. È un giochino che non è così giochino come sembra. E chiudo parlandovi poi di due giochi di bluff che abbiamo giocato proprio ieri sera. Abbiamo fatto una specie di trasferta a Taino, ma perché c'era in ballo tutto un sugo speciale con l'anduja e salamini della 2, insomma, vabbè, era una cosa che abbiamo avuto la scusa di giocare per in realtà strafogarci di questa pasta. E sono Blood of the Werewolf e Eight the Liar. In cosa consiste Blood of the Werewolf? È il tipico gioco lupi contro umani. Una fazione in persone i lupi, una fazione gli umani. Ogni turno, scusate, inizio della manche, della partita, chiamatelo come volete, vengono distribuiti i ruoli in maniera coperta. Ogni giocatore quindi prende il ruolo, ma lo terrà davanti a sé, girato verso gli altri. Quindi voi riuscirete a vedere tutti i ruoli degli altri, tranne il vostro e tranne le due carte che sono coperte sul tavolo. Durante ogni turno voi dovrete spingere queste carte coperte sul tavolo verso gli avversari per accusarli. Nel momento in cui davanti a sé uno ha due carte, quando avete davanti a voi una carta potrete anche guardarla, semplicemente muore, ma potrà continuare a interagire con gli altri senza guardare più la sua carta comunque e pensare anche di vincere la partita, perché dopo che rimangono due soli giocatori in vita, uno dei due può decidere di dire la mia fazione è quella con più sopravvissuti, oppure uccidere direttamente l'altro. Vince in sostanza la fazione che ha più giocatori in vita. Questa cosa che vedete, i ruoli in mano agli altri, ma non i vostri, permette una marea di bluff incredibili, far credere all'altro di essere vostro alleato e quindi cercare di far uccidere un altro. Poi ci sono delle piccole carte mutazione che ne avete una a testa inizio partita, potrete giocarla quando volete per far finire il turno, per spostare le carte, insomma, un'azione che aumenta ancora la complessità e la scelta giusta di tempi per accusare qualcuno e farlo morire. Insomma, un bel twist, lo preferisco nettamente a One Night Ultimate Werewolf di cui vi ho parlato e che mi aveva lasciato abbastanza freddo. E per finire, Eight the Liar, gioco di cui non avevo mai sentito parlare, ma del quale ho conosciuto l'autore tramite Facebook, Odd Hackwelder precisamente. È un gioco strano perché all'inizio potreste non dargli tanto credito. È un mazzo di carte numerate da 0 a 8. Vengono distribuite ai giocatori e nel turno un giocatore cosa fa? Prende un qualsiasi numero di carte dalla propria mano, le mette sul tavolo faccia giù e dice: queste sommate fanno 8. Fine. Qualsiasi altro giocatore ha tre chip mentitore che potrà decidere di giocare per accusare di mentire il giocatore o meno. In cosa consiste però la bellezza che esce dopo nel gioco? Che nella prima partita noi abbiamo iniziato a buttarci liar liar perché vince solo chi finisce tutte le carte in mano, ma anche finisce i tre gettoni liar. Quindi siete obbligati comunque a dare del mentitore a qualcuno almeno 3 volte, non potete giocarvela in difesa come in tutti gli altri giochi di questo tipo. E quindi noi buttavamo i gettoni liar liar giusto per consumarli. Beh, quello che succede è che quando non avete più gettoni liar, in realtà qualsiasi altro giocatore, fondamentalmente l'unico che ha altri gettoni in mano, può prendere tutte le carte della sua mano, schiaffarle sul tavolo e dire: questo è un 8. Senza gettoni liar non potrete contestare la cosa e lui svuoterà la mano in un colpo solo. A questo punto abbiamo giocato una seconda partita in cui abbiamo cercato di non mettere il gettone di accusa, eccetera, perché dopo che ci sono 8 carte in tavola vengono tutte spazzate via, quindi pian piano le carte totali che nel gioco si diminuiscono di valore. E quindi poi abbiamo cominciato a dire che l'ultimo gettone era quello più forte, nessuno voleva giocarlo, però allo stesso tempo dovete giocarlo. Insomma, c'è una tensione crescente in questo gioco che non ho mai trovato in altri giochi e vi costringe a sia dare del mentitore agli altri e sia a mentire qualche volta, perché per sbarazzarvi delle carte che avete in mano dovete comunque mentire. Insomma, l'autore adesso sta pensando a delle varianti per fare delle manche con regolamenti diversi. Io non sono mai fan di un gioco che
più regolamenti all'interno delle stesse, degli stessi componenti, insomma, dei materiali, perché mi dà l'idea come se, vabbè, il gioco è ok, non riesco a renderlo perfect e quindi vi do più regole in modo che avete più giochi ok. Questo Red Liar, secondo me, funziona così com'è. Mi sta soddisfacendo. Ieri sera abbiamo fatto 3 o 4 partite di seguito, 4 partite, e abbiamo smesso solo perché volevamo provare altro, però vale la pena. Direi che la cavalcata, anche questa volta sono riuscito a finirla, come vi dicevo mi sono dilungato, ma ho fatto 2 mesi in uno a sto giro. Cose che succederanno prossimamente? Beh, dovreste aver visto tra l'altro il crossover con Monster in a Box. Se non l'avete ancora visto andate a cercare Monster in a Box Minute su YouTube. In pratica Tux mi ha coinvolto per passarmi la palla di un monster che uscirà precisamente per Halloween e ho quindi registrato anche il monster in occasione di Halloween. In pratica sono stato al gioco e quindi c'è un doppio crossover fra i nostri due canali. Ho cercato di dilungarmi come fa lui, come lui fa fatica a essere stringato come me, io faccio fatica ad aggiungere roba. In realtà mi viene da dire poche cose, di solito mi concentro, mi scrivo le cose prima e quindi so cosa dire. Vabbè, è stato molto simpatico e divertente, quindi non perdetevi questa cosa. Questo weekend, quando state vedendo precisamente questo filmato, sarò a Lucca Comics and Games. Quest'anno mi concentrerò un po' di più sul padiglione Games perché fumetti ne ho ancora un pacco da leggere, quindi meno fumetti quest'anno, più games. Ci saranno quindi nuovi giochi che vi faccio vedere in anteprima i regolamenti, insomma cerco di fare una partita e spiegarvi subito come sono le dinamiche del gioco. Sono pronto per nuove entusiasmanti recensioni di un sacco di giochi di Essen che stanno invadendo la ludoteca. C'è gente che è entusiasta di Stauffer, gente appunto che sta giocando un sacco a Kanban. Insomma, mi siederò al tavolo, giocherò a tutto e vi parlerò di questa cosa. Se non riesco a fare recensione, sappiate che riuscirò comunque a farne due parole nel vlog, quindi continuate a seguirmi, vi ringrazio sempre, siete fantastici. Finalmente sono riuscito a parlarvi, mi sto dilungando, ma perché mi diverte un sacco fare il vlog. Niente, finito, dai, vi dico ciao e alla prossima.